Accendo. Accendo. Buonasera, cominciamo con l'appello. Pazzini Luigi, Rizzo Angelo, Lazzari Giovanni, Carrozzo Cirino, Caprano Alfonso 1972, Calora Stefano, Ciriolo Giuseppe, Lazzari Cristina, Caprano Alfonso, assente, Stefano Fernando, assente, Coluccio Giuseppe, assente. Così presente l'assessore all'istruzione straconsigliare di Santis Valentina. Presente. Consigli comunali presenti, avete diritto al voto. Se il quorum strutturale è acceso, lista aperta. Prego, Presidente. Argomento all'ordine del giorno. Fatemi cambiare gli occhiali. Allora, dimissioni dalla carica, punto 1, dimissioni dalla carica di consigliere comunale della dottoressa Valentina De Santis, surroga di consigliere dimissionario. Punto 2, lettura ed approvazione verbali seduta precedente. Allora, correggo il quorum strutturale, alle 7, se siete presenti, ho sbagliato. Allora. È pervenuto al protocollo dell'ente in data 20 giugno 2017, al protocollo numero 3831, nota a firma della dottoressa Valentina De Santis, con la quale la medesima rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale per poter svolgere al meglio il ruolo di assessore. L'articolo 76 del testo unico degli enti locali prevede che nei comuni fino a 15.000 abitanti il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualunque causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Acquisito il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 12 giugno 2017, verificato che l'ultimo dei non eletti è la dottoressa Lazzari Cristina, procediamo alla verifica delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità, inconferibilità e incompatibilità al fine di provvedere alla surroga della consigliere. Come abbiamo fatto già nella precedente seduta, diamo per lette le condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012, di ineleggibilità previste dagli articoli 60 e 61 del testo unico antilocali, di incompatibilità previste dagli articoli 63 e 66 del testo unico degli enti locali in capo alla consigliere che dovrà essere surrogata. Esaminate altresì le potenziali situazioni di inconferibilità e incompatibilità, tra cui quelle previste dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 39/2003, invito i consiglieri comunali qui presenti a verificare che non sussistano le condizioni di cui innanzi, preso atto che risultino sono assenti qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal testo unico degli enti locali e dalla legge 235/2012 in capo alla dottoressa Cristina Lazzari, vi invito quindi a deliberare la surroga a consigliere comunale. Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli unanimi, il Consiglio Comunale delibera di surrogare per l'effetto nella carica di consigliere comunale di questo comune la dottoressa Valentina De Santis, eletta nella lista numero 2, col secondo dei non eletti nella medesima lista, la dottoressa Cristina Lazzari, dando atto che nei suoi confronti non esistono cause di ineleggibilità, incompatibilità, incompatibilità. Con voti anche ai fini dell'immediata eseguibilità deliberiamo la surroga e infine il Presidente. Allora, vieni Cristina. Invitato. Allora, oggi Cristina Lazzari,
comincia a far parte del Consiglio Comunale. Buon lavoro, chiaramente. Sindaco, due parole, giusto per accogliere Cristina tra di noi. Innanzitutto mi dispiace ancora vedere le sedie a fianco a me presenti, o meglio, vuote, perché doveva essere presente qualcuno, ma ancora forse non hanno consegnato, ma credo di sì, la convocazione del Consiglio Comunale. Prima o poi vedremo chi vorrà esserci, e se non ci saranno noi comunque andremo avanti nell'amministrare il Paese. Certo, con il contributo dell'opposizione probabilmente si potrebbe lavorare anche per certi versi meglio, perché siamo aperti ad accettare qualsiasi suggerimento e non siamo blindati sulle nostre posizioni. Con la surroga, con le dimissioni di Valentina De Santis, che come detto prima dal segretario si dimette dalla carica di consigliere per poter svolgere al meglio il ruolo di assessore del comune di Castro, in quota rosa, oltretutto sottolineo, quindi stiamo rispettando al 100% quello che prevede la normativa vigente. E oggi entra a far parte anche di questo consiglio Cristina Lazzari, la dottoressa Cristina Lazzari. Quindi si va a completare quello che è il quadro che annunciavi precedentemente, giorni addietro, in uno dei comizi. Cioè, questi noi siamo e noi saremo oggi e domani. Quindi non avevamo nomine da dare all'esterno, da qualsiasi altra parte. Quelli che hanno la nomina di assessore erano candidati nella lista, per cui per le valutazioni che sono state fatte da te in primo e da tutti poi insieme condivise, abbiamo avuto la nomina di Alberto Capraro come assessore vice sindaco e Valentina De Santis in quota rosa assessore per le deleghe che gli hai assegnato. Per cui auguro buon lavoro a tutti noi e spero di poter discutere di qualcosa anche con gli amici del gruppo di minoranza quando vorranno essere tra noi. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale seduta precedente. Invito quindi i consiglieri comunali che hanno letto nel frattempo i verbali a sollevare ove ci siano dei rilievi in merito alle verbalizzazioni oppure ad approvare in via definitiva quanto contenuto nei verbali. Li indico nominativamente numero 25, no, c'era prima questa. Numero 24 del 17 giugno 2017, esame delle condizioni di eleggibilità e dei consiglieri comunali, giuramento del sindaco. Numero 25 del 17 giugno 2017, comunicazione da parte del sindaco delle avvenute nomine dei componenti della giunta e del vice sindaco e presentazione degli indirizzi generali di governo, discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo. Numero 26, in pari data, commissione elettorale comunale dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Numero 27, in pari data, commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. Chi approva? Unanimi. La seduta è tolta. Buonasera. Siamo alle 19.30.